da Salerno oggi parte un discorso per migliorare il settore, per cercare di affrontare quelle che sono le vere problematiche e per sviluppare le potenzialità. Sì, parte da Salerno perché facciamo quest'ottima iniziativa. Come CNA sono orgoglioso di essere qui a premiare delle aziende, perché quando si premiano delle aziende significa che c'è gente, ci sono imprese che resistono, reagiscono e hanno voglia di fare, hanno voglia di superare questo drammatico momento. Noi crediamo che il mondo dell'artigianato sia fondamentale per riuscire a superare questa che è una, certamente una crisi drammatica, ma anche un cambio di quella che sarà probabilmente l'economia nazionale nei prossimi anni. Noi dobbiamo affrontarla e il tipo di aziende che rappresentiamo, cioè quelle piccole, quelle più dinamiche, sono quelle che meglio riescono ad adattarsi alle nuove problematiche. Anche qui in Campania e qui a Salerno ci sono delle ottime potenzialità. Parlavo proprio con i miei colleghi ieri sera, gente, aziende che riescono ad esportare, aziende che riescono a reagire fortemente alla crisi. Di questo ha bisogno il nostro paese. Ecco, le piccole imprese, come diceva prima lei, sono una caratteristica del territorio salernitano. Secondo lei il segreto per continuare a resistere, come diceva appunto lei, è appunto quello di ripartire dalle piccole realtà e incentivarle in qualche modo? Non esiste, credo, un segreto unico. Credo che ogni azienda, ogni imprenditore debba riuscire all'interno delle sue capacità, delle sue professionalità a trovare il meglio che la propria azienda riesce a fare. E noi sappiamo che il mondo dell'artigianato, il mondo della piccola impresa ha questa grande capacità, che è la capacità di capire quando bisogna cambiare ed è la capacità di innovarsi continuamente, continuando a lavorare, come dire, con la sapienza del passato ma con le tecnologie del futuro. Ecco Presidente, questo è l'invito che rivolge agli imprenditori di Salerno? Esatto, questo è l'invito che rivolgo e questo è ciò che la nostra associazione cerca di fare per aiutare le nostre imprese in questa direzione. Perché si premiano le realtà virtuose del territorio, però una riflessione sullo stato di salute del settore è d'obbligo? Sì, assolutamente. Noi ringraziamo i politici che in questo momento e mai come in questo momento si sta ricordando che esiste un settore che per noi rimane trainante, che è quello dell'artigianato. Ringraziamo ovviamente chi ci ha dato una mano forte su questo maestro artigiano, su questo percorso che secondo noi deve iniziare da oggi, che è iniziato qualche tempo fa ma deve continuare, perché è iniziato con maestro artigiano ma deve continuare per bottega scuola, che sarebbe il giusto riconoscimento a queste botteghe che stanno in tutto il territorio provinciale, e rischiamo di perdere delle attività, invece questo potrebbe essere la continuità su attività che hanno dato, su mestieri che hanno dato pane quotidiano a piccoli imprenditori, e quindi potrebbero avere la possibilità di accogliere nelle loro botteghe degli apprendisti, dei ragazzi che molto probabilmente senza il contributo della regione non potrebbe esistere nelle botteghe, perché non ci sarebbero proprio i mezzi economici per sostenere un apprendista all'interno di esse. La risposta, l'abbiamo detto anche nelle precedenti edizioni, è stata sempre molto positiva. Un segnale è questo che il territorio salernitano vuole ripartire appunto dalla artigianato. Assolutamente sì, ma soprattutto noi siamo contenti stamattina degli artigiani che hanno abbandonato le proprie botteghe per tutta la mezzagiornata e stanno qui con noi, cioè credono nel progetto insieme a noi, si sono resi conto che la CNA... Anche la recente indagine congiunturale della provincia di Salerno arranca, però diciamo sta cercando di superare la crisi. Innanzitutto diciamo che il settore artigianato rappresenta il 16% delle imprese salernitane, quindi 16% su 100, quasi 120.000 imprese è tanto, quindi è un settore sicuramente importantissimo per questa economia. Tra l'altro, abbracciando poi tutti i settori produttivi, diciamo che va dal lattiero caseario alla moda, va dagli acconciatori ai ceramisti, insomma, è proprio. Per esempio, per i ceramisti noi siamo l'eccellenza delle eccellenze, abbiamo scuole ramificate in tutta la provincia, quindi il settore è importantissimo e oggi ovviamente santifichiamo, tra virgolette, i maestri artigiani che sono molto importanti per l'attuazione poi della legge regionale che istituisce le botteghe scuole,
per dare la possibilità ai giovani di abbeverarsi a questa disciplina, che è una disciplina, ricordiamolo, sì, economica, ma che a volte sfocia nell'artistico e nel culturale. Quindi questi giovani avranno la possibilità, attraverso le botteghe scuole e attraverso i maestri artigiani, di imparare finalmente, anche perfezionare, per chi esce dalla scuola statale, la loro propensione a questa disciplina. E riprendere quindi i mestieri che col tempo sono andati anche persi? Beh, sì, qui andrebbe fatto un ragionamento molto particolare. Si è molto sbilanciata la nostra cultura formativa sulla net economy, abbiamo avuto dei periodi di grande espansione, dimenticando che i mestieri tradizionali non finiranno mai, anzi si perfezioneranno, si amplieranno e daranno la possibilità di occupare parecchi giovani. Grazie.